Allora, io sono venuta qui a fare le vacanze, non per lasciarmi svaleggiare il camper, preferisco, cioè, se le cose vanno così, ok, ma se peggiora... Nei pressi dei parcheggi dei camper di Viale Ruggeri a Fano è scattato l'allarme zingari dai turisti che abitualmente frequentano la zona del tratto di Sassonia delimitata alla predisposizione del parcheggio per camper. La paura tra loro è scattata da qualche giorno quando si sono visti arrivare un gruppo di circa una trentina di persone con componenti anche minori bivaccare e schiamazzare durante la notte lungo la strada esterna al parcheggio, con paura di una prevedibile invasione del gruppo all'interno dei loro camper. Alcuni dei camperisti portano a conoscenza che il nutrito gruppo usufruiscono anche delle sdraio e lettini privati durante le ore notturne lasciati in spiaggia libera. Non è proprio simpatico, stanotte non ho dormito per niente, la preoccupazione di avere di fronte, ma non è una bella situazione, via. Che cosa le hanno fatto? No, niente, però hanno fatto qualcosa che non va bene, ecco. Bisogni fisiologici... fuori dal camper, hanno lasciato tutta l'immondizia. Si sono appropriati anche dei suoi lettini? Avevo lasciato il telo e dopo una mia vicina me l'ha detto. Il telo ovviamente l'ho messo in un sacchetto, anzi volevo buttarlo via, ma dopo l'ho messo in un sacchetto e lo laverò a parte. E poi ho disinfettato tutta la brandina. Ormai siamo un po' stufi, eh? Una situazione che per molti turisti in Sassonia sta di fatto compromettendo il loro soggiorno a Fano. Alcuni di loro ci raccontano passano le notti insonne con il timore che possono verificarsi degli episodi spiacevoli. Questi arrivano in gruppi di 20 persone, tra magari la metà, più della metà sono tutti bambini piccoli. Tirano le ciabatte, magari vanno vicino alla roba, tipo gli zaini, tipo le cose personali che uno ha, con la scusa magari di andare a riprendere le ciabatte, queste cose qua, e poi dopo allungano le mani, quando magari uno è in acqua, oppure fa un salto un attimo per andare in bagno, via dicendo, questi si approfittano. Logicamente, se vanno su e giù a spasso, uno non è che può dire, oh, ci sono gli zingari, non fanno niente, te non è che li puoi andare, però questi cominciano così. E poi dopo, magari, mano a mano, fanno i comodi loro. Circondati da zingari, da nomadi. Eravamo proprio... Si aveva paura anche andare a letto. Cioè, non si vive così. C'era la paura che appunto entravano all'interno del parcheggio. Certo, perché hanno provato a entrare con i camper dentro. Poi sono stati mandati via. È stato settimana scorsa. Però dopo ritornano. E quello è il problema. Che non siamo qui a fare le vacanze tranquille, perché uno ha paura a lasciare le sdraio in spiaggia, ha paura a lasciare le sedie, i tavoli davanti al camper, non so, non è una bella situazione. E ci ha detto un nostro amico che è qui dentro con due bambini piccole, che stanotte non ha chiuso occhio perché ecco, loro gridavano, infatti adesso quasi quasi va via di qua. Sì, ha detto che va via. Mandai via uno. Un turista che bene o male qualcosa porta a Fano, poi ripeto, se siamo qua perché ci piace Fano, non vedi il perché, per quattro gente, per carità, non è che vanno, ma almeno un po' di dignità. Quindi voi che cosa chiedete all'amministrazione? Ah, in pratica che ci siano più controlli perlomeno. Io solo non dico che loro magari devono intervenire quando questi non fanno niente, però tanto la cultura loro è quella di andare a rubare. Ieri, ci dicono i campeggiatori, due minori sono entrati all'interno del parcheggio azzurra minacciando i presenti. Sul posto è intervenuto l'esercito, ma l'allerta resta alta.